Foto, video, installazioni multimediali e multisensoriali per riscoprire il mondo che sta sopra di noi e che anche a causa dell'inquinamento sempre meno osserviamo. E questo è l'obiettivo della mostra di Alessio Scarso Ad Sidera, c'era una volta celeste, inaugurata il 22 agosto a Modica. L'evento, promosso dalla Fondazione Garibaldi, sarà visibile fino al 17 ottobre presso l'ex convento del Carmine a Modica in piazza Matteotti. Questo è il come una nuova inaugurazione di questo spazio, perché di questo si tratta. La sede è tutta riallestita, è tutta modernata e partiamo con un evento che veramente spero che ci dia le soddisfazioni giuste, perché non è una semplice mostra, come l'abbiamo intitolata è un percorso espositivo. Partiamo dalle fotografie, ma per passare a qualcos'altro di molto più complesso e di molto più completo al tempo stesso. C'è multimedialità, ci sono interventi particolari, ci sono installazioni, c'è tutto un percorso in cui lo spettatore si immergerà, perché questo è il senso vero che Alessi ha voluto dare a questa mostra, l'immersione dello spettatore in questo viaggio verso le stelle, attraverso le stelle, attraverso la Via Lattea, osservando la Luna e godendo di tutto quello che siamo fortunati a poter vedere. In un momento storico che vede uomo e natura contendersi la supremazia sulla Terra, Alessia Scarso canta in controtendenza il ritorno alla contemplazione del cielo, sede delle grandi domande dell'uomo. Il compositore Marco Cascone cura l'accompagnamento in musica dell'evento, operando un connubio perfetto. Fotografie, videoproiezioni e sale multisensoriali di paesaggi poetici danno vita ad un viaggio contemplativo nel tempo, nella notte e oltre il visibile, collocato in una sorta di paese delle meraviglie. Lo sguardo verso l'alto è sempre stato per la specie umana sinonimo di guardo il cielo e mi faccio delle domande. Le classiche domande: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, perché siamo. In questo caso per me è tutto nato dal fatto che guardando ad altezza uomo c'è stato un momento che ho sentito un certo tipo di disagio e allora ho voluto alzare lo sguardo e guardare verso le stelle, non necessariamente alla ricerca di risposte, però alla ricerca sicuramente di conforto. È un momento storico, questo epocale, un po' complicato e secondo me il ritorno non solo alla natura, ma anche il ritorno allo sguardo verso l'alto e verso anche le grandi speranze, è proprio questo il momento giusto che ci può dare la possibilità di quantomeno confortarci e rasserenarci. C'era una volta celeste ha un significato particolare, perché non solamente le narrazioni iniziano sempre con il classico c'era una volta, ma anche c'era una volta celeste nel senso che c'era una volta che non c'è più, perché diciamo un discorso di sostenibilità del pianeta è anche legato all'inquinamento luminoso. Noi abbiamo molta più luce di quella che necessariamente ci serve e tutto questo inquinamento luminoso influisce sulla fotosintesi, influisce sul nostro ciclo circadiano, influisce sulla salute proprio dell'uomo e ci toglie anche la visione del cielo, che è sempre stato lo specchio per l'uomo per potersi confortare, confrontare e darsi delle risposte.